doccia fredda per il governo. I dati molto negativi del PIL del secondo trimestre mettono ulteriore pressione a Renzi e i suoi ministri. Le riforme vanno realizzate, non solo annunciate e declamate, altrimenti dalla crisi non si uscirà mai. I dati sono spietati. Ad aprile, maggio e giugno l'economia in Italia si è contratta dello 0,2% rispetto al primo trimestre di quest'anno. Insomma, non solo non c'è crescita, ma il secondo trimestre dell'anno è andato addirittura peggio dei primi tre mesi del 2014. Sull'economia non c'è stato nessun effetto Renzi, anzi, il contrario, siamo tornati in recessione. Preoccupata l'Unione Europea, pessimisti i mercati finanziari con azioni e titoli di Stato italiani che soffrono. In particolare, l'Istat rileva come la domanda interna sia ancora ferma, ossia le famiglie italiane non hanno aumentato i loro consumi. Non bastano di certo 80 euro al mese nelle buste paga dei lavoratori dipendenti con stipendi medio-bassi a far ripartire l'economia italiana. Sempre più in salita quindi il lavoro del governo, che ora rischia di dover cambiare i suoi piani, soprattutto in relazione ai conti pubblici, che sono correlati al PIL. Un'economia in recessione come quella italiana dà margini ancora più stretti entro cui muoversi con la spesa pubblica. Il ministro dell'economia Padoan comunque esclude una manovra correttiva dopo i numeri di oggi. Oltre alle riforme economiche, Renzi è tornato ad occuparsi delle riforme istituzionali. In mattinata ha incontrato Silvio Berlusconi per discutere in particolare di legge elettorale. Le soglie e le preferenze sono come sempre al centro del confronto con il leader di Forza Italia, che sembra essere disponibile a modificare le soglie di sbarramento ai piccoli partiti e per avere il premio di maggioranza, ma poco aperto alla possibilità di introdurre le preferenze nella scheda elettorale.